Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? Salve ragazzi, qui Rockstar Informer che vi parla ed oggi siamo qui con un nuovo video diverso dal solito. In programma da caricare avevo un altro video, quest'ultimo uscirà prossimamente, quindi se ancora non l'avete fatto attivate la campanella delle notifiche e ovviamente iscrivetevi al canale. In questo argomento mi sono soffermato molto, infatti mi sono andato molto ad informare seguendo l'intera vicenda. Come avrete sicuramente sentito ci sono state delle recensioni abbastanza negative e sotto un punto di vista pesanti riguardanti il gameplay di Red Dead Redemption 2. Chi poteva mai rompere le scatole in tale modo? Ebbene sì, proprio GameStop, dove afferma che il gioco si presenta noioso. Secondo il mio parere si vede subito che non sono fan di Rockstar Games, perché chiunque saprebbe un minimo apprezzare l'opportunità che gli è stata offerta per assistere al tutto nel corso del GME Conference 2018 di Indianapolis. Lasciatemi aprire questo articolo dove sono stati tutto il tempo a tirar fuori negatività. Vi ho detto solo questo, non tengo a dare importanza a persone del genere e quindi a perdere ulteriore tempo. La scorsa settimana Red Dead Redemption 2 è stato mostrato alla conferenza dedicata all'azienda di GameStop. All'interno di essa erano presenti molte persone. Ora, partecipare ad un evento simile con Rockstar Games è un'esperienza abbastanza unica per quanto mi riguarda. L'unico problema comprensibile è che Rockstar non ha voluto mostrare un qualcosa di così conveniente per GameStop. Infatti i giornalisti, magari essendo un evento privato, si aspettavano delle notizie molto più piccanti in esclusiva. Rockstar, pur fidandosi di questa manciata di persone, ha ricevuto comunque dei riscontri negativi, anche se nel torto comunque ci stanno quelle di GameStop, dato che diciamocelo, economicamente parlando a Rockstar non gli conveniva e ovviamente non era intelligente spendere tanti soldi solo per loro. Sappiamo anche tutti che il secondo gameplay trailer è in direzione d'arrivo, infatti sarà rilasciato molto presto. La negatività che si cela dietro a questo gioco è abbastanza forte, un'abitudine che hanno da anni nel giudicare soprattutto Rockstar Games per la violenza dei suoi giochi. Ovviamente le aziende dei media amano trasmettere sensazioni negative e tentare di rovinare i piani altrui. Secondo me ovviamente questo fatto è completamente fuori dal contesto, ma è naturale dato che si sentono in un'area competitiva e ovviamente anche nei videogiochi e nelle case produttrici c'è la competizione. Adesso vediamo alcune citazioni che sono uscite fuori da questa vicenda. Non ve le leggo tutte queste citazioni, ma cercherò di riassumere il tutto per farvi capire l'argomento, ossia ciò di cui stiamo parlando. Quindi startiamo a leggere queste affermazioni. Bel gioco, ma per lo più è una simulazione di equitazione. È stato difficile rimanere svegli. Una sparatoria dopo un colpo in banca, preceduta da 15 minuti di vagabondaggio, era accompagnata da una accattivante melodia suonata da una chitarra. Gameplay noioso, mi ha fatto quasi dormire. Doloroso da guardare. E mi fermo qua, dato che come già ho detto non voglio dare tanta importanza e più leggo queste cose più mi incazzo. Le ho lette, come già detto, solo per farvi capire il tutto. Sinceramente ho visto molte persone nella community preoccuparsi delle parole dette, credendo anche a tutto ciò. Ovviamente ciò che mi fa davvero bollire il sangue è il fatto che l'hanno visto come un simulatore di equitazione. Io penso proprio che chi l'ha detto si meriti una medaglia, dato che ha scelto lui di sedersi una trentina di minuti per vedere un gioco basato proprio sul western. E addirittura si sono sorpresi anche di vedere un grande numero di cavalli presenti all'interno dell'ambiente. Comunque è una cosa abbastanza scientifica vedere tanti cavalli, anche perché cosa si aspettavano, un jetpack? Ho paura proprio che per alcuni non è il gioco adatto a loro. La conferenza di gioco è stata lunga, anche perché non comprendeva solamente Red Dead Redemption 2. Quest'ultimo fantastico gioco però è stato l'ultimo grande titolo ad essere mostrato e a mio parere molti impiegati che dovevano visualizzare il gioco potevano anche non farlo, voglio dire. Poi aggiungiamo anche il loro disprezzo verso l'ambiente e il modo in cui hanno deciso di mostrare e pubblicizzare il tutto. Ovviamente tu che stai guardando questo video sicuramente faresti di tutto per guardare solo 10 minuti di gioco e sinceramente non do la colpa a loro o alla loro posizione di lavoro, sto solo affermando che lavorano per una catena di negozi che è stata progettata per vendere videogiochi e non credo che sia giusto dare la colpa a queste persone. Più che altro io lo darei ai media e a GameStop in sé, perché ovviamente questi ragazzi possono liberamente scrivere
scrivere recensioni per provare a danneggiare Rockstar Games. Che poi voglio dire, Rockstar Games si è spostata anche per fare ciò lavorando. E sinceramente penso che GameStop, andando contro Rockstar Games, ovviamente ci perdono loro. Perché se non lo sapete, insieme collaborano. Quindi quella percentuale che gli viene data poi va buttata via. Io adesso non so Rockstar Games come reagirà al tutto, perché comunque sono due aziende che collaborano, ma conoscendo il gran carattere di Rockstar Games non so quanto possano perdonare questa cosa. Poi sinceramente penso che se la fiera in questione fosse stata fatta in Texas o comunque anche in Regno Unito e forse anche in Australia, ci sarebbe stata molta più positività e molto più interesse.